Bentrovati e bentrovate da Andrea Cartotto con un nuovo videocorso dedicato a che cosa? Dedicato ad una procedura semplice e efficace per condividere un link ad un video YouTube privo di distrazioni. È vero, ho già dedicato qui sul mio canale un videocorso a questo argomento. Cercate il mio videocorso su video.link. Ma con la Digital, pacchetto di applicazioni a base di software libero interamente online, è forse ancora più semplice. Da un comune browser accediamo a ladigitale.dev. Scorriamo il nostro elenco verso il basso, opla, eccoci qua, e portiamoci sino all'elenco delle applicazioni per poi cliccare su DigiPlay e su Utiliser, che è il comando in la Digital che avvia qualsiasi applicazione, quei bei riquadri che abbiamo visto. Unica stringa bianca al centro, non dobbiamo fare altro che copiare da YouTube ed incollare lì il link al nostro video. Io ho già preparato una scheda ad un video ipoteticamente didattico sulla Reggia di Caserta, tratto in questo caso dal canale di Hub Scuola, uno dei primari editori. A questo punto clicco su condividi, vado a cliccare su copia e do l'URL di quel video, il link univoco. Poi torno su DigiPlay, clicco nella riga bianca, clicco con il tasto destro questa volta del mio mouse, confermo con un clic su incolla l'operazione, tasto sinistro ovviamente, clic su validé, dunque su ok, e poi un clic su fermé, pulsante azzurro. Quell'avviso in francese ci dice in sintesi che per questioni tecniche di Google dovremo sempre riportare il minuto di inizio e il minuto di fine. Guardate, io adesso posso persino modificare il titolo, quindi in realtà come titolo io posso pensare di tenere soltanto, guardate, la Reggia di Caserta. La descrizione testuale con anche dei piccoli pulsanti di formattazione è qualcosa che gli alunni e i destinatari vedranno. Quindi potrei, immaginando una situazione di lezione capovolta, di flipped classroom, scrivere: osserva con attenzione i dettagli relativi alle architetture della Reggia di Caserta. Perdonate l'iniziale, in questo caso minuscola, conta come licenza poetica. In realtà è perché voglio guadagnare tempo, scorrere il nostro riquadro ed arrivare qui dove abbiamo il début e la fin, l'inizio e la fine. Allora, posso immaginare di dire che l'inizio sia, proviamo, a 00 e la fine sia ipoteticamente a 03:50. Clicchiamo su Générer se l'operazione la riteniamo terminata. Eccoci qui, guardate, abbiamo già il video depurato, attenti bene, da 00 a 3:50. Guardate, questo è il link che pubblicheremo su Classroom, che condivideremo con i nostri alunni o destinatari, perché possiamo anche condividerlo tra noi. Un bel player, un bel riquadro di riproduzione grande. Subito sotto il descrittivo che abbiamo inserito, nessun altro fronzolo che possa distrarre. A questo punto, come lo condivido questo URL, cioè questo indirizzo, sono libero di selezionare l'indirizzo nella barra op degli indirizzi, per l'appunto copiarlo ed incollarlo altrove, o se vado sul classico triangolino rovesciato, ecco che cosa ottengo anche qui: l'URL di questo video ripulito con DigiPlay. Posso copiarlo rapidamente con un clic sui due quadratini o addirittura cliccare sui tre quadrati e un pezzo e generare un QR code se ad esempio in una situazione in presenza, magari con dispositivi mobili, voglio che gli alunni inquadrino con il loro dispositivo ed immediatamente vengano ricondotti qui. Ecco dunque, dalla cassetta degli attrezzi del docente, la Digital, un'altra risorsa pratica, comoda, efficace, gratuita e a base di software libero. Vi aspetto sin d'ora per la prossima puntata di questa mia nuova rubrica playlist, tutta sulla Digital.
Au revoir, come direbbero gli amici francesi. A presto da Andrea Cartò.